amministratore socio di un'azienda che si chiama Prossima Isola, è una SRL, una startup nata circa un anno fa, poco più di un anno fa, tutto grazie a un finanziamento avuto da parte di Sardegna Ricerche, che ci ha visto essere premiati come prima azienda per il progetto innovativo Where is Now, che è quel progetto che ci ha fatto partire. Where is Now è un servizio web online, www.whereisnow.com, quindi già utilizzabile da tutti gratuitamente, ed è uno strumento che permette di reperire sulla rete la versione più aggiornata di un documento. Faccio subito un esempio. Supponiamo che un'azienda distribuisca il suo catalogo prezzi. Supponiamo che io oggi ricevo questo catalogo prezzi, non lo guardo, non mi interessa. Fra un mese riprendo quel catalogo prezzi, magari l'azienda ha modificato qualcosa, grazie al nostro servizio, nel momento in cui io apro il vecchio catalogo prezzi, posso fare un click attraverso un apposito plugin che può essere installato sul computer, faccio un click e mi viene restituita la posizione attuale del nuovo catalogo prezzi, quindi il suo indirizzo internet dove posso trovare la sua versione attuale, senza dover andare a cercare su internet, sul sito dell'azienda, la posizione di questo nuovo documento, quindi evitando perdite di tempo. Il finanziamento per noi è stato molto importante da parte di Sardegna Ricerche, perché quindi, da una parte, ok, sono arrivati dei soldi che servono per partire, però dall'altra ci ha accompagnato un percorso di formazione imprenditoriale che ci ha permesso di conoscere degli investitori, possibili investitori della nostra azienda. Poi da quello siamo riusciti a fare un po' di networking e quindi siamo stati invitati anche dalla Camera di Commercio a Milano per uno speed dating con degli altri investitori. Siamo riusciti ad andare al Cevita del Nover, sempre grazie a tutto questo movimento. Per finanziare questi progetti, oltre al finanziamento regionale per poterli portare avanti, portiamo avanti tutta una serie di attività di consulenza per pubbliche amministrazioni e o aziende private, principalmente di sviluppo software, system integration o sviluppo di network, vista l'esperienza principalmente dei soci, sia mia che del già un mio collega, perché lui ha lavorato per tanto tempo in Svizzera, si occupava delle transazioni su carte di credito. E io invece mi occupavo molto più di networking, visto che il nostro background culturale, lui è un ingegnere informatico e io un ingegnere di telecomunicazioni, quindi portiamo avanti questa attività per i clienti e riusciamo a finanziare le nostre idee che speriamo ci facciano svoltare.